89 e i suoi video inutili, aggiungerei adesso, perché quello che mi continuate a spammare nei miei video e anche nei miei account, cioè miei, nei nostri account anonimi, assolutamente non collegati alla mia figura, mi continuate a linkare dei video assolutamente inutili e che non avrei proprio alcuna voglia di guardare. Ecco, mi dite che nell'ultimo video di Zeb89, attenzione, io adesso sto facendo una critica totalmente, come si dice, mi sono pure dimenticato cosa devo dire, totalmente protetta dalle leggi sulla critica in Italia e anche dalle norme di YouTube, bla bla bla. E quindi sto facendo una critica allo youtuber Zeb89 e al canale YouTube che, detto sinceramente, non seguo più. Ecco, io ho finalmente smesso, ma ormai da tempo, di vedere i suoi video perché sono letteralmente inutili. Non c'è nulla di sensato da vedere, non proprio zero. Ecco, lo seguono solamente quei tizi che fanno le YouTube poop perché devono perdere tempo in qualche modo. Visto che sono solamente ragazzini, ovviamente, che fanno queste cose, e penso anche della gente masochista che non c'ha niente da fare nella vita, capito? Perché non puoi vedere il suo video ancora, non ha più senso, non c'è più niente da vedere, non trasmette più nulla questo personaggio, avete capito? Niente. Quindi fatemi il favore di non dirmi più nulla, non voglio più saperne, perché nell'ultimo video, un video vlog dove ha un video contro, fatemi ricordare, posta per Zeb, poema doveva essere il titolo, dove mi avete detto che questo tizio ha scritto una mail a Zeb e Zeb l'ha completamente sputtonato in diretta, cioè non in diretta, in un video, e ha messo pure suo nome e cognome, cose da pazzi, cose allucinanti. Ma come potete voi continuare a seguire una cosa del genere? È assurdo. Non è un pro gamer, non è uno che sa creare videogiochi, non è uno che sa fare niente, non sa fare nulla, sa solamente creare immagine e marketing. Quello è il suo scopo principale, è quello che sa fare, ecco, perché devo dire la verità, ci riesce. Per il resto, detto sinceramente, chi vuole lavorare veramente magari si informi di Magicolo Game Testing e forse riuscirà a fare qualcosa nella vita. Per il resto, se volete perdere tempo con Zeb89, fate pure. Ovviamente, ripeto, questa è una critica, bla bla bla, e non farò mai più video su Zeb89, basta. Lo dico perché, detto sinceramente, mi avete rotto le scatole, cioè, ma non si può neanche fare un video contro un ragazzino che ha una malattia. E poi detto no, ma siccome è malato allora è una scusa. No, non è una scusa, però se uno ti manda una mail, sapete quante mail ricevo io? Sapete quanti messaggi? L'unica cosa che puoi fare è fregartene altamente, non c'è altra soluzione per gente così.